videotag, un piccolo videotag. Di solito non ne faccio, però questo mi piaceva molto, perciò ho deciso di partecipare. Non ho idea di quale sia il videotag originale, di conseguenza cercatevelo, su YouTube ce ne sono tantissimi, e iniziamo con le domande. Allora, nomina la principale, il principale modo, vabbè, sto traducendo dall'inglese, quindi prendetemi così, ecco, prendetela così. Nomina il principale modo attraverso il quale scopri i libri da leggere e mostra qualche libro che hai scoperto grazie appunto a questo modo. Allora, prima di YouTube io passavo gran parte del mio tempo dedicato appunto ai libri su Anobi. Sono da 2 anni e mezzo, 3 anni su Anobi e devo dire che i gruppi di discussione che c'erano su Anobi e che ci sono su Anobi sono preziosissimi se volete scoprire qualcosa, qualche autore diciamo meno conosciuto o comunque dei titoli sottovalutati e che non trovate in libreria, i gruppi di discussione su Anobi sono quello che fa per voi, perché c'è per tutti i gusti. Io soprattutto, grazie ad Anobi, ho scoperto tantissimi autori americani, oppure latinoamericani, perché frequentavo soprattutto quei gruppi di discussione. Poi ci sono gruppi di discussione che riguardano i premi letterari e ci sono proprio cioè non sono solamente delle classifiche, ma ci sono proprio i pareri degli utenti che magari ti dicono che quell'autore è sopravvalutato o sottovalutato, eccetera, eccetera. Poi ci sono tantissimi topic interessanti, soprattutto per quanto riguarda la discussione sul genere, soprattutto per quanto riguarda le scrittrici donne. Ci sono tantissimi topic riguardo questo, su scrittrici sottovalutate, e sono molti interessanti perché non so se provate a farmi questa domanda: quante scrittrici leggete e quanti scrittori leggete? Sono sicura che 99 su 100, a meno che non lavoriate nei gender studies, sicuramente leggete più uomini che donne. Ci sarà un motivo, gli uomini sono più bravi delle donne, oppure c'è un discorso culturale da fare riguardo al fatto che le scrittrici donne non sono abbastanza spinte, non sono abbastanza apprezzate, per esempio. Quindi io diciamo usavo per lo più Anobi. Poi ovviamente da quando ho scoperto YouTube, da quando ho scoperto la community di YouTuber che parlano di libri su appunto YouTube, ho cominciato anche a prendere spunto enormemente da questo serbatoio di conoscenze, di pareri, opinioni, eccetera, eccetera. Insomma, mi piace molto come strumento comunicativo YouTube. E poi, vabbè, mi piacciono molto anche i blog, e in questo momento quello che seguo di più è Finzioni e Minimum et Moralia, no, Minima et Moralia, il blog della Minimum Fax. E devo dire che negli ultimi mesi sono molto contenta di Twitter, perché seguendo molte case editrici, ma anche semplici appassionati di letteratura, giornalisti culturali, eccetera, devo dire che ogni giorno apro Twitter e forse questo è il motivo per cui forse mi piace anche più di Facebook, perché trovo veramente temi molto appassionanti e anche da una polemica, anche da una bagarre come quella che c'è stata per esempio ieri su un autore, sull'account dell'Einaudi, si possono scoprire nuovi autori, nuovi titoli. Quindi vi consiglio assolutamente di seguire le case editrici su Twitter, perché è molto interessante vedere che tipo di dibattito si crea. Poi ogni giorno devo dire che escono hashtag nuovi. In particolare mi segnale questo hashtag che è tirarsela con i libri e mi piace tantissimo, cioè io giornalmente clicco sull'hashtag per vedere quanto ce la tiriamo con i libri. L'altra domanda è questa: i premi letterari influenzano la lettura di un libro? Diciamo che la traduzione più giusta sarebbe se un autore vince un premio, sei più invogliato a leggere il libro. Penso che questa sia la domanda. Allora, in realtà sì e no, nel senso che da un lato è un modo per conoscere degli autori, cioè i premi letterari a cosa servono? Vabbè, a parte ovviamente per un riconoscimento della qualità e del talento dell'autore, ma servono a noi lettori soprattutto per conoscere autori che sono considerati più bravi. Poi per il resto, io non è che vedo la letteratura come un agone, cioè non è che vedo la letteratura come una gara, chi arriva prima, chi è più bravo, cioè sinceramente è una visione un pochettino infantile della letteratura e molto inadeguata. Quindi il premio letterario serve soprattutto per farmi conoscere autori nuovi, almeno io la prendo così. Perciò sì, da un lato mi influenza perché devo dire che sono più incuriosita se vince un premio, ma soprattutto se ne parlano in molti, cioè se io vedo che un libro è molto discusso, come dicevo prima su Twitter, sui blog, eccetera, io sono più
diciamo, invogliata a leggerlo. Quindi diciamo che non è tanto il premio quanto la conseguenza del premio, cioè il fatto, la popolarità, tra virgolette, di un libro. Ovviamente deve essere una popolarità buona, se ne parlano male non mi interessa. Oppure il discorso dei bestseller, cioè tipo La verità sul caso Harry Quebert, cioè quel libro, probabilmente la curiosità che mi ispirava a quel libro era zero perché ne avevo sentito parlare malissimo e soprattutto era chiaro che era un'operazione commerciale, cioè non è che era un libro di peso, ecco, sulla scena letteraria. Quindi, diciamo, quando parlo di popolarità, tra virgolette, buona, ecco. Senti la pressione, a leggere un libro che a leggere libri che sono considerati importanti, tasselli della letteratura? Allora, in realtà no, anche perché devo dire la verità, finora, gli autori che sono considerati grandi maestri della letteratura, quelli che ho letto almeno, mi sono piaciuti tutti. Quindi personalmente io mi fido abbastanza del canone. Finora non ho trovato mai dei completi incapaci che venivano considerati bravissimi. Non è che io abbia trovato tutti questi mostri, tutti questi autori che sono considerati dei mostri sacri che poi mi hanno fatto schifo. Anzi, devo dire che finora forse solo Murakami mi ha lasciato un pochettino perplessa, però comunque non è che lo rinnego in toto, cioè non è che dico che Murakami fa schifo, dico che magari uno dei suoi lavori non mi è piaciuto tanto, però riconosco alcune sue qualità, ecco, non è che lo considero proprio un totale incapace, ecco. E l'altra domanda, vabbè, tradurrò a modo mio come al solito, vi metto qui la domanda in inglese, così è che non mi va di formulare una domanda in italiano. Diciamo che quando andate su Goodreads, la votazione bassa di un libro vi invoglia o vi scoraggia, o comunque vi ha un qualche peso nella decisione di leggere o meno quel libro? In realtà io non do così tanto peso alla votazione ma anche su Anobi come su Goodreads. Anzi, devo dire che le 5 stelle cominciano a starmi strette perché è una votazione un po' che del cavolo. A parte che già il criterio con cui vengono date le stelline è assolutamente personale, perché io posso dare a un libro di intrattenimento che però a livello letterario non vale nulla, però a livello di intrattenimento mi ha colpito molto, 5 stelline perché mi è piaciuto tantissimo, ma non ha lo stesso valore che hanno le 5 stelline per un'Anna Karenina o per un Delitto e Castigo, è chiaro? Quindi, essendo il criterio completamente arbitrario, cioè non è che puoi pretendere che le persone decidano in maniera oggettiva, perché ognuno fa un po' quello che vuole. Anche io stessa, ci sono dei libri che ritengo appunto a livello letterario poco di peso, no? Però a livello personale mi sono piaciuti molto, come per esempio Le stelle del cane di Peter Heller, un libro che capisco che a livello letterario non è che sia questo grande romanzo, però mi è piaciuto tantissimo, quindi comunque e do una votazione da 4 stelle, ma non vale le 4 stelle che vale, che ne so, un dio di illusioni, capite? Che poi, tra l'altro, il dio di illusioni ha dato 5 stelle, vedete? Comunque è assolutamente soggettivo. Tra l'altro, poi su Goodreads ci sono tantissimi ragazzini americani che, ora io non voglio assolutamente denigrare i ragazzini americani, però quando io vedo Shadowhunters che ha una votazione di 4 stelle, mi viene un pochino da pensare un po' sul loro gusto letterario. Diciamo che il loro gusto, giustamente, è ancora in via di formazione. Quindi io non do grandissimo peso alle stelline su Anobi e su Goodreads, alla votazione in generale, perché è assolutamente soggettivo. Oh, le altre due domande mi mettono un po' in difficoltà. Cioè, non saprei rispondere. Allora, praticamente chiedono se c'è un libro che tu reputi sottovalutato o appunto sopravvalutato e che appunto viene considerato brutto dalla maggior parte delle persone, ma in realtà a te è piaciuto. Non so rispondere, sinceramente, sarò cretina, non so rispondere a questa domanda. Sinceramente, un libro su cui mi sento di fare questo discorso è il Giovane Holden, ma io non ritengo il Giovane Holden sottovalutato. Però ecco, ci sono molte persone che lo ritengono sopravvalutato. Effettivamente io capisco perché possa non piacere, però d'altra parte non capisco come non si faccia vedere le qualità letterarie del Giovane Holden. Quindi l'unica cosa, cioè ecco, l'unico libro che mi viene in mente per rispondere a entrambe le domande nello stesso momento è il Giovane Holden. Per il resto io sinceramente non lo so se mi va di fare, cioè non lo so, non mi è capitato di leggere libri molto sottovalutati, o meglio, capita più spesso di leggere libri che io ritengo molto belli, ma che la gente non conosce. Ecco, questo mi capita, non mi capita quasi mai di leggere libri stupendi che la gente pensa siano brutti. Ecco, questo sinceramente mi capita poche volte.
perciò mi trovo molto in difficoltà a rispondere a questa domanda, perciò la salterò a pie pari. L'ultima domanda riguarda il fatto di, non è una domanda, dice semplicemente mostra qualche libro che è nella tua TBR, cioè libri da leggere, to be read. Sulle quali nutri grandissime aspettative. Diciamo che dovrei farvi vedere tutta la mia libreria, perché in realtà io compro i libri proprio a seguito del fatto che o hanno vinto dei premi importanti e tutti ne parlano bene, o a seguito del fatto che sono dei classici della letteratura, o gli autori sono abbastanza appunto autorevoli nel panorama letterario. Quindi io nutro grandi aspettative per tutti i libri della mia libreria. Io sono abbastanza selettiva quando scelgo un libro da comprare, perciò diciamo che non ci sono libri nella mia libreria che non mi va di leggere o sulle quali non nutro aspettative. Ok, il video tag è finito, mi rendo conto di essere sempre più sconclusionata e soprattutto di fare video sempre più confusi difficili da seguire, ma voi continuate, cioè accettatemi così come sono e basta. Un bacio alla mamma, grazie mille per gli iscritti e i commenti, trovate qui sotto tutti i miei contatti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Cazzo, questa domanda è difficile. Madonna, cosa tradurre dall'inglese è terribile. Today I'm presenting you guys a tag that I created myself. Cioè, vuole dire questo, ve lo spiego. La mia traduzione letterale fa schifo. Allora, i premi letterari influenzano, diciamo, la lettura. Ah, sto facendo un discorso stupido. Ho dato 4 stelline anche a 10 dicembre. No, esempio sbagliato, esempio sbagliato. No, rifacciamolo.